Benvenuti su Asset Management, la trasmissione di Le Fonti TV. Oggi parliamo dei mercati azionari, scenari e prospettive e ne parliamo con Alessandro Stanzini, responsabile Research and Market Strategy di Banca Aletti, e con Angelo Meda, responsabile azionario di Banor SIM. Benvenuti. Grazie, buongiorno. I mercati azionari sono in grande ripresa dopo le più recenti esternazioni del presidente della BCE, Mario Draghi, che appunto ha parlato della possibilità di poter rilanciare le operazioni di quantitative easing e di ribassare anche ulteriormente i tassi, che sono già molto bassi. E questo dovuto soprattutto alla politica che sta mettendo in atto la Fed negli Stati Uniti, che quindi si trascina un po' dietro tutte le decisioni di prosecuzione del quantitative easing e comunque di mantenere i mercati molto liquidi da parte della Banca Centrale Europea. Ma vediamo un po' più approfonditamente qual è appunto la politica che sta seguendo la BCE e quali sono poi le conseguenze sui mercati. Prego. Allora, diciamo che effettivamente veniamo da una svolta molto importante che fa seguito comunque ai cambiamenti che la Fed ha già cominciato a fare già dall'inizio dell'anno. La svolta è intervenuta recentemente dal punto di vista della comunicazione, ma già in precedenza si era capito che il ciclo di rialzo dei tassi si sarebbe fermato, cioè non sarebbe continuato così come era stato preventivato tra il 2017 e il 2018. È una svolta importante ed è una svolta che però fa chiaramente venire qualche dubbio sulla consistenza della congiuntura. Le banche centrali stanno agendo in maniera preventiva rispetto ad attese negative, oppure stanno solo evitando che la guerra dei dazi si porti con sé degli effetti negativi che vediamo negli indici di fiducia degli imprenditori e quindi si trovano ad operare in contrasto a questa news flow negativa. Questo è un po', come dire, il dubbio che si porta dietro questo tipo di azione delle banche centrali. Quindi diciamo c'è stata proprio una svolta completa rispetto a soltanto l'anno scorso, ma questo è dovuto anche proprio ai rapporti tra Stati Uniti, Cina e poi di conseguenza anche l'Europa. C'è stata una totale inversione a U perché se torniamo indietro di 12 mesi, i mercati si aspettavano due o tre rialzi da parte della Fed e anche l'inizio dell'uscita dai tassi negativi in Europa. Adesso i mercati si aspettano due o tre tagli per il 2019 in America e probabilmente un altro taglio da parte della BCE con alcuni meccanismi tecnici per non andare a impattare le banche, quindi un taglio dei tassi che però non va a colpire le riserve, ad esempio, delle banche. Tutto deriva dal fatto che l'economia ha rallentato, l'economia mondiale sta rallentando sia probabilmente per la durata del ciclo, che è uno dei più lunghi da quando esistono le statistiche economiche, il decimo anno in America di espansione, sia per la guerra commerciale americana, sia per alcuni fattori geopolitici che generano incertezza. Quindi le banche centrali stanno reagendo. La domanda grossa che ci si pone, che tutto il mercato si pone, su cui non si ha una risposta, è se la Fed verrà trascinata verso lo zero da parte dell'Europa e del Giappone, oppure se l'America con questo taglio dei tassi e la Cina con una politica di rilancio degli investimenti e dell'economia riusciranno a riportare il mondo verso la crescita. Ecco, però questo taglio dei tassi che le rende i tassi bassissimi e anche l'incremento di liquidità che c'è in tutto il sistema può creare anche facilmente delle bolle speculative. Certo, allora diciamo che non esiste un problema di eccesso di liquidità rispetto ai rischi che stiamo percorrendo, per cui la risposta delle banche centrali è chiaramente non volta a creare bolle, ma è volta ad evitare che si manifestino situazioni da economia che sull'economia reale poi si trasmigrino sull'economia finanziaria. Quindi in questo momento il problema dell'eccesso di liquidità non si pone, anche perché bisogna ricordare che ad esempio il sistema bancario in Europa non ha convogliato tutta la liquidità che la banca centrale ha creato con il quantitative easing e con il credit easing, non lo ha tutto convogliato verso l'economia reale, ma lo ha, diciamo, ridepositato presso la banca centrale. C'è una quota importantissima che viaggia verso i 1.900 miliardi di euro depositati presso la Banca Centrale Europea, tenuti lì dalle banche, soprattutto quelle del Nord Europa,
per diciamo, come ricordo della crisi del 2008, no? In cui la liquidità era veramente un bene molto molto scarso. Detto questo, è ovvio che ci muoviamo in una situazione molto molto particolare, dove i mercati, una parte del mercato, quello obbligazionario, effettivamente sembra far pensare come dire, ad una situazione che potrebbe portare l'economia globale in recessione, e abbiamo invece il mercato azionario che è sui massimi. È una contraddizione solo apparente, perché naturalmente i due settori del mercato si parlano di continuo e sono continuamente collegati, però è ovvio che a prima vista non è normale trovare tassi così compressi verso lo zero, e tassi a lunga molto molto vicini ai minimi di sempre, e mercati azionari invece vicino ai massimi anche assoluti, con l'S&P 500 vicino ai 3.000 punti, siamo veramente molto molto in alto. Ecco, i mercati azionari sono molto performanti, ma i fondamentali delle aziende come stanno andando? Perché appunto, parlando proprio di recessione, di possibile recessione, c'è molto dislivello. Sicuramente i fondamentali sono in peggioramento, non drammatico come il taglio dei tassi sembra indicare, però anche qua 3-4 mesi fa in Europa ci si aspettava una crescita dell'utile più o meno dell'8-10%, adesso siamo arrivati a zero o leggermente negativi. In America le cose sono migliori, la crescita che era attesa al 9% si attesta ancora a un 6-7%, quindi le aziende americane stanno sicuramente andando meglio di quelle europee, e lo vediamo subito nella performance degli indici. Probabilmente grazie più alla parte tecnologica e alla parte bancaria, che in Europa pesa molto, però i fondamentali non sono sicuramente in miglioramento. Abbiamo tutti i giorni ormai qualche azienda che fa il cosiddetto profit warning. Oggi è stata Daimler, la settimana scorsa qualche produttore di gomme tipo Nokian, o le linee aeree come Lufthansa, quindi è un po' a macchia di leopardo. Sicuramente i settori ciclici in questo momento stanno soffrendo di un rallentamento economico e di un aumento della competizione. I settori più difensivi invece per definizione vanno meglio in questo periodo, dalle utilities, quindi per stare in Italia, l'Enel, Snam, ma anche la Nestlé piuttosto che la Unilever, andando in Europa, avendo degli utili più resistenti all'andamento del ciclo in uno scenario di tassi addirittura ancora più negativi rispetto a quelli che avevamo raggiunto un paio di anni fa, sono ancora titoli interessanti. Se guardiamo la differenza tra i dividendi di queste aziende e il titolo di Stato equivalente, il gap non è mai stato così ampio. Quindi in questo scenario sicuramente la parte azionaria più difensiva è destinata ancora a reggere o addirittura a salire di prezzo. Cina e Stati Uniti stanno investendo, Cina, insomma, Asia in generale, Stati Uniti stanno investendo tantissimo in tecnologia, probabilmente anche quello è un settore che ha molta possibilità di crescita, mentre in Europa si investe sì, ma un po' meno, e poi non con la determinazione di queste aree. L'Europa è sicuramente meno dinamica rispetto all'economia americana e meno efficiente nella gestione delle risorse, come uno Stato a pianificazione centrale come la Cina riesce a fare, quindi ha dei tempi sicuramente molto più lunghi, arriva spesso dopo sulle tecnologie. C'è da dire che per un investitore non è sempre detto che questi trend si traducano in interessanti occasioni di investimento, quindi mentre rimaniamo positivi sul large cap technology, quindi le Apple, le Facebook di turno, le Google, queste società che sono dei colossi e che potranno solo essere scalfite dall'antitrust, perché ormai hanno delle quote di mercato bulgare. Chi di noi non usa Apple, chi di noi non usa Google, chi di noi non usa Facebook, che poi si declini in Instagram o WhatsApp, è la stessa cosa. Difficile invece è trovare degli investimenti su magari l'intelligenza artificiale, il machine learning o insomma questi trend più di lungo periodo, dove molto spesso si creano delle bolle di breve che poi non si traducono in fondamentali interessanti, in idee di investimento vere. Quindi se noi dovessimo vedere l'impatto sui mercati, come potrebbe muoversi un investitore in una situazione del genere? Allora, diciamo che come dire, è difficile isolare il momento dell'investimento dalle decisioni prese in precedenza, perché naturalmente la strategia impone, come dire, di considerare quello che si è fatto. Quindi
Chi ha avuto l'opportunità di entrare sul mercato già all'inizio dell'anno con determinate prospettive, questa è una fase molto molto produttiva dal punto di vista della redditività perché tutte le asset class di investimento stanno portando redditività al portafoglio in una maniera o nell'altra, in ogni caso tutte partecipano a questa performance. Più difficile ovviamente il timing di entrata proprio in questo momento, perché in realtà con i mercati ai massimi e i rendimenti ai minimi, il rischio di trovarsi in una situazione anche solo episodica, ma con una certa forza, con una certa violenza di ribasso, di rialzo dei rendimenti e di ribasso del mercato azionario, c'è sempre, proprio perché siamo in una fase molto molto atipica. Tutte le asset class sono cresciute e la decorrelazione prima o poi ritorna. È chiaro che le banche centrali da questo punto di vista sono quelle che guidano e quindi esiste una sorta di assicurazione implicita nel fatto, nelle aperture che le banche centrali hanno fatto. D'altra parte bisogna anche considerare che le banche centrali hanno fatto aperture, non hanno agito in maniera effettiva sui tassi di interesse o addirittura sul ritorno al quantitative easing. Quindi bisogna anche prospettare la possibilità che un miglioramento congiunturale o ad esempio un accordo, per quanto diciamo di basso profilo, nella materia daziaria fra Stati Uniti e Cina, potrebbero anche cambiare le carte in tavola e quindi non rendere più necessario un intervento di sostegno delle banche centrali, e quindi i mercati dovrebbero rivedere la situazione alla luce di questo tipo di cambiamento. Bisogna avere un atteggiamento costruttivo, sapendo benissimo che però la situazione non è esattamente quella che viene evidenziata né dal mercato azionario da una parte, ma neanche dal mercato obbligazionario dall'altra. Bisogna anche considerare che i rendimenti negativi sono ormai la regola sul mercato obbligazionario. Si stima che ci siano oltre 12 miliardi di dollari di titoli a redditività negativa nel mondo. Questa carenza di safe asset è un problema. I safe asset sono stati praticamente ritirati dai quantitative easing delle varie banche centrali, ma non è mai mancata la fame di safe asset in giro per il mondo, e quindi questo tende a spingere i rendimenti oltre la gravità o la situazione economica come viene dipinta in questo momento. Sì, con i tassi bassi bisognerà convivere per un periodo di tempo abbastanza lungo a questo punto, In Giappone lo perché fanno da 30 anni, in Europa lo facciamo da qualche anno, ci stiamo abituando sicuramente. Il problema è la combinazione di tassi bassi con crescita zero. Quindi in quello problema che ha avuto scenario, il Giappone. esatto, lo scenario giapponese è quello che si spera eviteremo a livello mondiale, quindi Europa e poi in caso eventualmente Stati Uniti, perché è quello scenario che rende molto difficili le scelte di investimento. Quindi se da un lato uno può pensare i tassi sono a zero, investo in qualsiasi azione, se va a vedere l'esperienza giapponese, in realtà ci sono dei titoli che sono sotto del 50% a 3 anni, non hanno mai recuperato e non hanno aspettative di recupero. Quindi bisognerà investire nei vincenti del prossimo decennio. Quindi si torna sempre un po' sulle grandi large cap americane tecnologiche, sempre che non ci sia un intervento antitrust. L'anno prossimo è un anno elettorale in America, quindi ci potranno essere un po' delle tensioni da questo punto di vista. Però in uno scenario a crescita zero chiaramente bisogna andare un po' a selezionare i titoli giusti, quindi potrebbe essere il ritorno dello stile di investimento attivo, che è un po' quello che speriamo che avvenga, in quanto i flussi degli ultimi 2 anni, 2 o 3 anni sono andati su investimenti passivi, che quindi hanno accentuato i trend di investimento in tutta una serie di asset class che erano care, sono magari diventate ancora più care perché i soldi sono arrivati a fiume su quel mondo. Il mondo obbligazionario in questo scenario di tassi è difficile prevedere un rendimento positivo come quello degli anni passati, però è chiaro che un investitore che guarda i rendimenti degli ultimi 2, 3, 5 anni è ancora attratto da quello che sembra essere visivamente un buon rendimento, quando nella realtà il futuro è quello di rendimenti zero o negativi se non si prende un minimo di rischio. Quindi la nostra idea è quella di tenersi delle carte da giocare, quindi non andare tutti investiti in azionario o in titoli corporate, high yield, ad alto rendimento, per giocare i momenti di volatilità. Sembra lontanissimo lo storno che abbiamo avuto nel quarto trimestre del 2018. È stato uno storno importante, nell'ordine del 20%, quindi
teniamoci queste cartucce per il futuro, la volatilità è destinata a rimanere, adesso sembra tutto perfetto, sembra il mondo ideale in cui la crescita economica deve ripartire in uno scenario di tassi zero, ma se la crescita economica non riparte, se i tassi tornano a salire, se l'inflazione, che è la variabile che è mancata negli ultimi anni sul mercato, dovesse partire, quindi le incertezze ci sono e quindi non bisogna andare come dei kamikaze in questo momento a giocarsi tutte le carte e tenere un po' di margine per cogliere occasioni. Quindi un po' una navigazione a vista, dipende anche molto dalle decisioni di Trump a questo punto, dazi. Che lì c'è molta incertezza in questa nell'evolvere di questa situazione. Ecco, bisogna un attimino scindere anche le questioni a livello globale, perché la crescita a livello globale è ancora definibile soddisfacente, perché ci muoviamo oltre il 3%, vicini al 3,5% tra quest'anno e l'anno venturo, quindi dal punto di vista aggregato non sembrerebbe esserci un'emergenza crescita. È chiaro che fra le economie avanzate ci sono economie che fanno fatica a tenere una velocità attorno all'1%, l'eurozona di quest'anno, e invece economie che stanno viaggiando ancora in maniera molto molto soddisfacente, come gli Stati Uniti, che comunque anche nel primo trimestre sono cresciuti attorno al 3% e anche su base annua dovrebbero crescere attorno al 2,5-2,7%, quindi come dire, una condizione ancora molto molto soddisfacente. La navigazione a vista è giustificata dal fatto che in effetti i segnali sono molto molto misti. Se uno guarda l'inclinazione della curva americana, statisticamente questa porta generalmente ad una recessione nel giro di 12-24 mesi. Se poi uno va a guardare gli squilibri in giro per il mondo, ce ne sono molti, ma nessuno sembra avere quelle potenzialità così negative da far girare un'economia verso la recessione in maniera rapida. D'altra parte ci sono le azioni delle banche centrali, che sembrano essere tutte votate a evitare che si manifestino queste situazioni. Quindi insomma, come strategia appunto di investimento, avevamo detto passare magari da una strategia di passivo ad una strategia più attiva, e poi? La diversificazione paga sempre, è un mantra che dobbiamo sempre tenere a mente, perché in realtà è una strategia che alla fine si rivela sempre vincente, non tanto per avere tante possibilità nel portafoglio, ma proprio perché in una situazione come questa, dove le asset class tendono a muoversi in maniera tutta correlata, in realtà poi arriveranno le fasi di decorrelazione ed avere in mano titoli di un certo tipo, o obbligazionari o azionari di un altro settore, piuttosto che di uno di quelli in questo momento più in battuta, potrà risultare molto produttivo dal punto di vista o della difesa del rendimento o dell'ottenimento di redditività. È chiaro che è una situazione molto particolare, perché vanno bene i titoli obbligazionari, ma per esempio vanno bene anche i safe asset per definizione, l'oro che ha passato i propri massimi, il franco svizzero che sta tornando molto molto forte nei confronti del dollaro, in una situazione in cui non mancano rischi evidenti. E vi ricordo che siamo vicinissimi alle decisioni Brexit, insomma entro la fine di ottobre dovrebbe esserci questa benedetta uscita, e a più breve scadenza la questione italiana, che comunque pende sui mercati con un certo peso. Ma se dovesse esserci l'uscita della Brexit, che tipo di reazione potrebbe esserci in generale in Europa per quanto riguarda i mercati azionari? Ma l'abbiamo vista dopo l'esito del referendum, nel breve sicuramente impatta in modo negativo perché crea incertezza, poi gli effetti a lungo termine sono tutti da valutare. Non è detto che una Brexit disordinata non possa essere anche uno scenario positivo, perché ricompatta gli altri paesi dell'Europa, quindi tutto da vedere, sicuramente nel breve l'impatto c'è. Mi pare che gli inglesi siano scesi a miti consigli e abbiano scardinato un po' l'uscita disordinata. In ogni caso ci sarebbero comunque dei meccanismi di salvaguardia per cui non viene interrotto lo scambio commerciale tra Europa e Inghilterra, ma si manterrebbero degli accordi. I dazi sono sicuramente un altro tema in America, che tra poco vedrà quantomeno una roadmap, quindi la presa di una strada per la risoluzione di alcune tematiche più di breve periodo. Il tema dei brevetti, della proprietà intellettuale, della tecnologia probabilmente non verrà mai risolto nei prossimi 10 anni, però iniziamo a sistemare il tema auto, acciaio e soia, petrolio, eccetera, eccetera.
Quindi le incertezze sono tante e appunto, come si diceva, tenere un po' di freccia al proprio arco per cogliere occasioni, è la strategia probabilmente migliore. Poi in quest'ultimo periodo, tra le altre, si è parlato anche di investimenti in finanza sostenibile, in ESG, quindi ci sono anche dei nuovi trend che stanno formandosi. Ma i tempi sono maturi per affrontare questi discorsi in maniera con molta più coscienza e con un approfondimento di quelli che sono gli aspetti effettivi del nostro prossimo futuro. È ovvio che la gestione Trump non ha aiutato da questo punto di vista, a parte le battute e le intemerate che ha fatto anche nei mesi passati. Però il mondo sta ormai sempre più acquisendo coscienza su quelle che sono le derive di comportamenti non conformi alla tutela del patrimonio ambientale. E sono tutte iniziative interessanti perché ovviamente riguardano il futuro, a prescindere, diciamo, dalla redditività che si può estrarre a breve. Ma in ogni caso, le imprese che si dedicano a questi tipi di temi o che lavorano su anche business tradizionali, ma che comunque sono rispettose di queste tematiche, in realtà sono quelle che tendono ad essere premiate dal mercato. Noi tutti in effetti viviamo, cerchiamo di comportarci in maniera ESG, quindi anche come consumatori le imprese ci guardano sotto quell'aspetto e quindi presentarsi con, come dire, una veste corretta da questo punto di vista fa bene a loro, oltre che naturalmente all'ambiente. Quindi è ovvio che è uno dei temi, del futuro, ma già presenti chiaramente in tutti i listini e in tutte le tematiche di investimento. Quindi possiamo dire che tenere d'occhio questi nuovi trend aiuta sicuramente a Certo, tenere alti gli stili. l'Europa in questo caso è avanti rispetto alle altre aree mondiali, perché in America e in Asia sono un passo indietro, grazie a Dio la presenza di fondi sovrani come quello norvegese o investitori come la Chiesa Cattolica in Europa hanno creato già un ambiente favorevole allo sviluppo di questo tipo di filtri. Quello che è difficile per l'investitore privato è andare a capire quali sono le aziende che lo fanno veramente e quali sono quelle che mettono solo una mano di verde sulle proprie comunicazioni, sul proprio bilancio. Quindi, diversi studi, tra cui alcuni che abbiamo fatto anche noi in collaborazione con Harvard e il Politecnico, hanno dimostrato che le aziende che fanno veramente le cose giuste, quindi andando settore per settore a definire quali sono le variabili chiave, sono quelle che hanno performance migliori sia in borsa sia proprio a livello di fondamentali di bilancio. Quindi sarà sempre più difficile farlo, è una nuova branca dell'economia, dell'analisi sui mercati. Ben vengano tutti gli studi e tutte le analisi, e soprattutto l'apertura delle società e degli investitori a queste nuove tematiche. Bene, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione. Ringrazio molto i nostri ospiti, Alessandro Stanzini, responsabile di Research and Market Strategy di Banca Aletti, e Angelo Meda, responsabile azionario di Banor Sim. E arrivederci a tutti alla prossima puntata di Asset Management qui sulle Fonti TV.